Inizio la preparazione dividendo in 2 in 4 parti 100 g di pomodorini misti, lavati e asciugati per bene. Spunto 2 zucchine di media grandezza, lavati e asciugati per bene. Taglio prima in 2 parti, divido nuovamente, quindi ricavo dei cubetti. Lascio cuocere in acqua bollente e salata, secondo le indicazioni riportate sulla confezione, 300 g di farro. Nel frattempo lascio tostare in una padella antiaderente 50 g di pinoli. Rigiro spesso fino a quando risulteranno dorati. Rimuovo e lascio intiepidire. Ho scaldato la padella antiaderente, lascio cuocere a fuoco vivo i cubetti di zucchina. Una volta scottati aggiungo un filino di olio, insaporisco con del sale, rigiro spesso avendo cura di mantenere la zucchina croccante e non appassita. Rimuovo dal fuoco e lascio intiepidire. Ora che il farro è cotto, trasferisco in una ciotola bella capiente. Irrodo con un giro di olio. Mescolo per bene e lascio raffreddare. Nel frattempo taglio 150 g di scamorza a tocchetti non troppo piccoli, in alternativa si può utilizzare anche della feta. Trascorso il tempo, unisco al farro ormai raffreddato per bene le verdure. La scamorza a tocchetti. Delle foglioline di basilico, le spezzetto con le mani. E infine aggiungo i pinoli. Mescolo per bene e molto delicatamente. Miei carissimi amici, l'insalata di farro può essere lasciata in frigo fino al momento di essere servita. L'idea di questa insalata è sfiziosa, rende questa semplice insalata un piatto gustoso, allo stesso tempo un piatto freddo da servire per un buffet, un aperitivo, ideale per un picnic e le belle giornate. L'insalata di farro può essere personalizzata in base ai vostri gusti personali e agli ingredienti che più vi piacciono. Se non l'avete mai fatto, vi consiglio assolutamente di provarlo.